Fa il giro del mondo la notizia della morte di Totò Riina questa notte alle 3.37 nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma, appena poche ore dopo il suo 87esimo compleanno. Si trovava in carcere da 24 anni in regime di 41 bis. Dalle Figaro che ne mette in evidenza il ruolo di mandante nelle stragi che hanno portato alla morte dei giudici Falcone e Borsellino, a Del País che lo definisce il più sanguinario della storia. Per il mondo Riina è colui che sfidò lo Stato italiano. Spazio alla notizia anche sul New York Times e sulla BBC, che ricorda come il capo dei capi, soprannominato la bestia per la sua particolare violenza, avrebbe ordinato oltre 150 omicidi.